in tre parole. Se dovessi descrivere Jay in tre parole, direi fratello, protettivo e atleta. Hai qualcosa in comune con Jay, il personaggio che interpreti? Noi abbiamo la stessa tenacia, direi. La volontà di arrivare fino in fondo e oltre. Lui è davvero ostinato, una forza. Interpreti un ruolo molto fisico. Come ti sei preparato? Ci allenavamo tantissimo a ballare e a tirare di scherma tutti i giorni. E ovviamente non poteva mancare la palestra. Ci andavamo prima delle prove. Andavamo in palestra la mattina e poi dopo di corsa alle prove. Fino a tardi, stancante a livello fisico. La cosa essenziale però è che tanto fatichi, altrettanto riposi per recuperare. È per questo che quando non ero alle prove e non andavo in giro per la città, cercavo di riposare, rilassarmi e prepararmi al giorno successivo. Com'è cambiato il tuo personaggio dal primo film? Come è cambiato il mio personaggio dal primo film? Beh, ora è uno che fa gioco di squadra. Prima pensava solo a se stesso e ai suoi interessi personali. E invece adesso tiene molto alla famiglia, agli amici. E poi pensa che si possa essere più forti stando uniti, non come individui. Quindi, sì, è maturato molto. Com'è stato ritrovare tutta la troupe del film? Ritrovarsi è stato incredibile, sia con il cast che con la troupe, insomma con tutti. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati come se avessimo già lavorato insieme prima. È stato fantastico. Era come se fossimo lì per fare qualcosa di molto speciale. Interpreti il figlio di un cattivo. Qual è il tuo personaggio cattivo preferito? Il personaggio cattivo Disney che io preferisco è la madre di Rapunzel, senz'altro. Non lo so perché lei mi piace più degli altri. Adoro il film, ma quel personaggio è proprio cattivo, è malvagio. È forte.